Mi hanno detto che hanno annunciato un nuovo gioco Pokémon. Beh, è strano perché devo dire che aprendo un qualsiasi social network esistente su questa terra, sia praticamente impossibile trovare qualcuno che ne parli. Andiamo nella sezione, molto utile di notizie su Switch per vedere cosa. Oh mio Dio! No, no! È assurdo! Non ci credo! Questo è decisamente il miglior spin-off che potessero fare. Hanno preso uno dei giochi che è considerato il più importante di sempre e l'hanno portato su Switch. In salsa nuova, non ci posso credere. Cioè, sono emozionatissimo. Pokécraft! Signori, ed è gratis! Compiace i miei istinti animaleschi? Compiace i miei istinti animaleschi, diciamo. Eccoci qua. Salve Toasters, benvenuti in questo altro uno sguardo A, suppongo, anche se praticamente sto facendo questo genere di video ultimamente soltanto. Oggi vedremo Pokémon Quest, l'ennesimo esperimento di carattere mobile di The Pokémon Company. Vediamo un po', non lo so, free to play. Non so niente di sto gioco, so solo che Pokémon cubettoso e tipo, non lo so, c'è andato un modder a caso di Minecraft, assumetevi, vi faccio il best game ed è uscita sta roba. Probabilmente. Buon per lui, sicuramente. E parleremo degli annunci recenti per quanto concerne la serie di Pokémon. Seleziona la lingua. Già siamo di fronte a una scelta molto difficile. Ok, va bene. Tranquillo, tranquillo, non ne sento la necessità. Allora, Pokémon Let's Go. Va bene, parliamo dopo. Intanto vediamo un po' sto gioco. Eccoci, eccomi, eccomi. In rotta per l'isola Cubetti, una piccola isola scoperta solo di recente. Ok, chi sono? Come? Non so perché, ma mi ricorda la mappa di No Mario World, però comunque, sapete, allora, forse New Super Mario Bros. U, perché c'è il deserto sopra la pianura. Però, boh, vabbè, ok, tocca per iniziare. Ma mi stai mentendo? Io non sto toccando, io sto usando il controller. Vabbè, gratis. Gliela passiamo, stavo per dire vendo il gioco, però è un po' difficile. Oh mio Dio, è in 60 fps. C'è un free to play in 60 fps quando un gioco della serie principale per 3DS no, ci mancherebbe altro. È il drone portato per ricerca che si chiama Poké B, fabbricato dalla CF, sembra avere qualcosa di strano. Che c'è Poké B? Tutto bene? Stai parlando con una stupida macchina! Cosa? Non ho manco letto cosa ha detto, però sarà tipo inserisci nome a questo affaruncolo tecnologico e lo chiamiamo Giovanni, però siccome è una macchina, Giovanni Rana, no, Giovanni, no, Giovanni Asfak, no, Giovanni Arm. Solo chi se ne intende un pochino, vabbè, chissà cos'è un processore ARM, vabbè, avrà capito. Ok. Chi conosce insomma il marchio del processore ARM? Ok. Fai come vuoi, non lo so, Giovanni ARM. Cos'è? Cos'è sta roba? Mi sento a disagio solo a guardarli. Vabbè. Ma sì, scegliamo Eevee perché sì, perché let's go Eevee for the win se dovessi prenderlo, ma come vi parlerò oggi, sinceramente non penso di prendere questi nuovi giochi al day one. Perché? Ci siamo già allenati, ok, va benissimo. Perché? Questi remake mi sembrano un po' debolucci, sia per il fatto che stanno riciclando Kanto per l'ennesima volta, sia perché hanno semplificato il battle system necessariamente, togliendo anche gli incontri contro
contro i Pokémon selvatici necessariamente semplificano il battle system e VIV e tutte le robe varie. Poi ci sono solo i Pokémon originali e questo è il primo remake Pokémon in cui succede. Cosa come funziona? Non l'ho letto come funziona. Ok, mi sta bene. E quindi sì, sono un po' scettico, un pochino deluso anche se presto, però sono scettico, questo è sicuro, sono scettico. Purtroppo è così. Ora andrete a fare i fanboy nei commenti, lo so, vabbè, comunque questa è la mia opinione. Soprattutto il prezzo di 60 euro mi pare proibitivo per quello che è un remake di Kanto, poi potete dirmi quello che volete. Se introdurrà elementi innovativi, va bene, allora tutto il rispetto per il prezzo e per la proposta. Vedremo. Però hanno praticamente detto loro stessi che è rivolto ai casual gamer, che è rivolto ai giocatori di Pokémon Go, quindi le aspettative ce l'ho bassissime. Anzi, è quasi chiaro ormai che sarà semplice nelle meccaniche, ridotto. Ok, questa è una grande boss fight. Ok. Mi sono impegnato tantissimo, in realtà non ho fatto un bel niente, ho solo cliccato riduttore e spammato A, che poi in realtà secondo me manco serve, però boh. Comunque, allora, è un action RPG, tipo, credo. È un po' come Bowser Minions, no? Avete presente Super Star Saga Deluxe? Ecco, se avete presente avrete capito. Praticamente scegliete le mosse ogni tanto e fa più o meno da solo. Mosse che si caricano. Ricordo un po' quello. Aha. Ok. Pietra P. Ok, pietra P. Aha. Aha. Toccando pietra stante. Allora, Eevee... Ah, un'altra cosa che mi dà fastidio dei remake. Eevee è letteralmente il Pokémon evoluzione. Il Pokémon che che è più importante per quanto riguarda il concetto di evoluzione. Perché allora in questi remake non si può far evolvere? È ridicolo. Cioè, boh... Perché non bisognerebbe poter far... Cioè, perché non si può far evolvere Eevee? Vabbè, dobbiamo rendere tutto realistico al cartone perché coso Ash è uno scemo e quindi Pikachu rimane Pikachu. E va bene. Paura di crescere, alla fine anche come Ash, paura di crescere. Capace che anche lui ha usato una pseudo pietra stante per rimanere dodicenne a vita. Questo è l'1-1, l'ho fatto, non l'ho fatto, forse quello era il tutorial, si suppone. Prima prateria, 200 cosa, boh, cipolle. Via l'esplorazione. Auto, ah ok, il gioco si gioca da solo. Con questo girate, fate qualcosa, non lo so onestamente cosa si fa. Attacca Eevee, mio eroe, attacca. Riesce ad attaccare da solo, vero? Forse. Forse si può scegliere l'avversario se ce n'è più di uno. Quindi auto, ok, il gameplay si fa da solo. Rivoluzionario, cioè questo è pensato per gli youtuber professionali. Auto. Oh, rilassiamoci davanti alla TV a vedere il gioco, giocare da solo. Questa sì che è un'esperienza definitiva, che sarà molto godibile su mobile. Sì, se non lo sapete, sto gioco deve uscire su mobile. Vabbè, vedremo, pure le microtransazioni. Che microtransazioni dovrebbe esserci sta roba? Estremamente speravo in un Pokémon Rumble. Cioè, sì, Pokémon Rumble ci sarebbe stato, che alla fine questa è una versione... No, non è una versione ridotta di Pokémon Rumble. È Pokémon Rumble automatico circa, se vogliamo. Pokémon Rumble automatico, però nello stile di Minecraft. Wow, sono stato fortissimo. Ok, boss Meow. È apparso un Pokémon forte. Oh mio Dio, è così forte che ho paura. Ok,
basta auto. Flagello in realtà è utile quando avete pochi PV, quindi non è stata una grande scelta. Ma vabbè, questo gioco è così difficile. Cioè davvero, mi sento spiazzato dalle norme. Magari è presto per giudicare, ma onestamente da un titolo free non è che mi aspetto molto, Era così, curiosità, però volevo provarlo, volevo parlare di Pokémon Let's Go. Anzi, fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti, ovviamente. E soprattutto mi ero dimenticato, mannaggia a me, ve lo dovevo dire all'inizio perché poi chi ci arriva a metà video? Nessuno! Che sarò a Lettra Comics, l'ho già detto sul mio server Discord, lo dico anche... Discord, lo dico anche qua. Discord sembra tipo, non lo so, il cugino di Gliscor. Lo dico anche qua, sarò a Lettra Comics domenica 3 giugno, per chi non lo sapesse, quando è domenica. E basta, lo ridirò anche quando farò lo streaming di Mario Tennis Open. Spoiler, ma poi non è manco Mario Tennis Open, sei scemo! Oddio, hai ragione Ciccio, sì, effettivamente si chiama Mario Tennis su Kodace. Ok, solo quelli rossi posso mettere, va bene. Cos'è? Sto cucinando. Sì, vedete, Minecraft è realistico. Sì. Stiamo craftando il nostro cibo. Ma è troppo forte questo gioco. Cosa creerò? Una torta di fragole. No, di patate, però gli ho messo le bacche. Ok, questo è il counter che devo aspettare per poter vedere la mia creazione. Scherzi, non posso fare niente, devo aspettare 23 minuti. Mentre per qualche motivo il mio Joy-Con si muove da solo, il mio analogico. Vabbè. Grande, no, manco opzioni. Cioè, vi rendete conto? Non posso fare niente. Devo letteralmente aspettare 22 minuti e 34 e 33 e 32 qua davanti. Roba da tagliarsi le vene. Compra una consonante, Dani. Invia il tuo successionale, eccoti il coupon PM in regalo. Usali, il piatto sarà pronto subito. Il piatto, sì, ok. Sì, grazie. Che cosa ho fatto? Ok. Mamma mia, esistessero i coupon per la cucina reale. Mannaggia, non sarebbe una rottura di scatole ogni volta. Vabbè. Oh mio Dio, dei Pokémon oscuri. Cosa staranno complottando? Missigno, no. Ok, ho cucinato qualcosa, ovviamente. La cucina fa sempre effetto. Mi piace, voto 10. Sono tuo amico adesso. Sì. Grazie, troppo gentile. E tu invece sei mio amico? Ok, va bene. Fortissimo sono. Mamma mia, un maestro della cucina. Cioè, proprio Cannavacciuolo, mettiti da parte. Ok, posso cambiare Pokémon. E se io lo voglio mettere qua, cioè... Boh, vabbè, obbligami, non lo so. Ah, ok, questo è un membro a distanza, tipo. No? Sì, è un membro a distanza. Okay. Ha senso. Stai scherzando, vero? Devo aspettare altri 10.000 miliardi di minuti. Auto. Ok. Cioè, sto gioco si gioca da solo in tutto. Cioè, ci manca solo che parte da solo, si accende lo Switch da solo, con il gioco che si accende da solo. Con il DLC di Han Solo, così, pure. Ok, 1-2, che in realtà è nello stesso posto dell'1-1. Vabbè, vediamo un po' come funziona con più Pokémon. Ah, posso scegliere le mosse degli altri Pokémon. Comunque, pur essendo semplicistico... in termini di aspetto, devo dire che è molto carino nella sua semplicità. Questo glielo devo. Ok, fate voi. No, vabbè, dai. Grande, foca l'energia, proprio.
mossa più utile potevi averla, è Rattata. Da sola è inutile sostanzialmente. Vabbè che hanno tipo l'attacco automatico che sarà tipo scontro, suppongo, se dobbiamo rispettare la legge. La legge. Vabbè, avete capito, eh. Caruccio, per passare 2 minuti in attesa, non lo so, dal dottore, dove volete voi, quando uscirà sul telefono. Oh mio Dio, Metapod. Mi sto cagando sotto. Please. Grande Pidgey, cioè proprio sei un grande Pidgey, proprio hai una mira eccezionale, fattelo dire, amico mio, grandissimo. Vabbè, usa poca l'energia, che ti devo dire? Ah, almeno è veloce poca l'energia. Già ho usato riduttore a distanza. Ok, bisogna pianificare un pochino. Non è così semplice come può sembrare all'apparenza. Ok. Altro cibo, diciamo. Livellato. Sbloccato delle robe. Ah, tipo dei, cos'erano? Sì. Tipo i tasselli di Paper Mario. Tasselli. Come si chiamavano? Me lo sono dimenticato. I beige. Mamma mia, sempre con i nomi in italiano. Mi dimentico sempre. Dovete capirmi, purtroppo. No, non mi capite. Pokémon Market. Cos'è? Transazione e pagamento, eh? Dove sono? Dove sono le transazioni? Qua, ci scommetto che sono qua le transazioni. Ah, va, non mi nascondere le transazioni, infamuzzo. Lo so che ci sono. Fammele vedere, queste transazioni. Ah, ecco. Ecco fatto, ecco fatto, ecco. Ovviamente. eShop. Contenuti aggiuntivi a pagamento. Perché giocare fa schifo, meglio comprare tutto e quindi praticamente non ha senso. Cioè, voi comprate le robe per diventare OP e non ha più senso giocare. Addio. Vabbè, questo era Pokémon Minecraft Edition. Questo. Lo trovate sull'eShop, suppongo, gratuitamente. Per sempre, penso. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo, penso, sì, giovedì per sto... È giovedì, giusto? Per il Mario Tennis... com'è che l'hanno chiamato? Global qualcosa. Comunque spero di poterlo fare in streaming. E bye bye, grazie per la visione.